Mi scusi se la disturbo nel suo lavoro. Sono qui in questa cantina di cui ho sentito molto parlare, cantina Albea. Quale posto più evocativo, insomma, siamo in una cantina storica, per cui basta visitarla per rendersi conto di quale bellezza c'è la natura. Vero, vero, no, ma infatti con la coda dell'occhio afferravo un po' di immagini, ma è un posto superbo, si sente la storia davvero. E qua ci sono più di 100 anni di storia enoica, perché questa è una struttura del 1905 e così come fu costruita allora l'abbiamo mantenuta aggiornando solo le tecnologie. Poter bere un buon vino oggi consente anche di capire perché è un buon vino e questo lo è fatto attraverso il Museo del Vino. Il nostro museo le spiega tutto il percorso che ci conduce ai nostri bicchieri. La particolarità di questa cantina è che è interamente fatta in pietra e le pietre sono tenute insieme da terra, la stessa terra che troviamo nei vigneti, il cosiddetto vuole. Quindi è pietra presa dal sottosuolo e dal sottosuolo abbiamo scavato tante vasche. Praticamente noi camminiamo sul vino, ah, è una struttura interamente in pietra tenuta dalla terra camminando sul vino che è praticamente sotto i nostri piedi. Cioè tu vuoi dire che qui sotto, sotto i miei piedi c'è il vino? Ci sono 45 vasche scavate 7 metri in profondità in questa roccia che poi è stata utilizzata per fare la cantina e noi lì ancora mettiamo il vino per l'affinamento che può durare 3, 4, 5 mesi. Senti, qui dentro invece, queste sono le... Questa invece è una barrique, anzi sono tante barrique dove mettiamo anche qui il rosso, quindi il vino rosso o qualche vino bianco che è adatto all'affinamento in legno. Uh-huh. E quindi c'è questo aspetto, il cosiddetto aroma terziario, che viene a completare quello che è l'aroma primario dell'uva e il secondario della fermentazione. Insomma, la complessità di un vino deriva anche da questa fase importante che è un rapporto tra il legno, l'ossigeno e il vino. Senti, adesso poi mi piacerebbe andare a fare una visita al museo, si può? Andiamo a vederlo. Vai. Noi siamo in Valle d'Itria ed è una zona baricentrica da un punto di vista viticolo, per cui noi riusciamo ad avere tutti i vitigni più importanti. E quindi noi abbiamo la possibilità di lavorare l'uva di Troia del nord, al centro c'è una zona del Primitivo, al sud il Negramaro, in Valle d'Itria i bianchi, l'unica zona interessante di bianchi secondo me, perché qui siamo con la Verdeca, siamo a Bianco d'Alessandro, certo. Siamo nel Fiano Vinutolo, per cui c'è una vastissima possibilità degustativa. Faccio degustare un Lui, che è un'uva di Troia al 100%. Che bel colore! Molto particolare, questa riscoperta dei vitigni del nord della Puglia. Questo è un Lui? Questo è Lui. Ma è un famoso Lui? È il famoso Lui, è quello che ha preso da pochissimo, uscito praticamente, questa è la prima produzione, nel 2003, e da allora ha preso sempre tanti premi, un Tre Bicchieri, una selezione Luca Maroni, insomma è tra i vini più interessanti di Puglia.